Salve tu, mo, Gambo Morrison, sei con Garry Diego, come stai, fra? Bella, frate, siamo alle Vele di Scampia, qua è dove vivo, frate. Dillo ai tuoi amici di fare i bravi prima che parte la squadra. Contigo non aprò perché sei un ico de puta. Non venir nella son, ti leviamo la collana. Levare giù da me, sembra stare in Venezuela. Hai mai girato qualche videoclip qua? Tutti i miei videoclip sono girati qua dentro, frate. Dentro questa vela? Dentro questa vela. Va bene, e puoi presentarti per iniziare? Piacere, mi chiamo Francesco, nome d'arte Rue Diego, ne ho 18 anni. Da quando fai musica? È un bel po' di tempo. Ho iniziato da quando ero piccolo e sto proseguendo per questa strada. E piano piano mi sta dando soddisfazione, diciamo. Da poco è uscito un feat con Scugnitz, che ha dato il feat a Lil Tony e Reinhard Blum, 167. Devi spiegarmi una cosa, cosa significa 167? 167 vuol dire è quartiere, 167 vuol dire tutta Scampia, nella 167, capito? È un po' da dove veniamo, qua è proprio basilare come cosa. Fa poco c'è Jolier che ha parlato di te. Sì, Manuele. Quindi mi ha scritto a dicembre, prima che uscivamo, ci siamo sentiti, ma ci siamo scambiati i numeri. Diciamo che lui è la prima persona che ha creduto in me al di fuori di Saki, Baby Gang, anche loro sono stati attaccati a me e mi hanno dato sempre qualche consiglio in più per proseguire questa strada e mi hanno motivato ancora di più facendo queste cose, capito? Tu sei uno dei pochi rapper che abitano dentro le vele, quindi volevo sapere se ci sono altri. L'unico vero. Chi viene qua e parla, ti dico che non sa niente del nostro passato, capito? Quindi sono pochi, nemmeno, sono l'unico secondo me che ha intervistato davvero qua dentro. Io dopo saliamo da me e ti faccio vedere. Sono l'unico. Quindi com'è la vita qua a Scampia? Qua la vita, prima ti posso dire che era difficile. Tipo, ho mia sorella piccola, adesso ha 11 anni. E ti posso dire che prima non poteva scendere nemmeno in mezzo alle scale perché c'era molto via di persone, capisci? Droga, tutte persone così. E quindi non volevo che mia sorella poteva vedere certe situazioni, quindi a noi non piaceva questa situazione. Adesso col passare del tempo diciamo che è andata sempre a migliorare, si vive un poco più tranquilli, le cose ci sono sempre perché fra è la vita che è così, poi lo stato non ti dà niente. Ti posso raccontare un fatto che mi è successo ultimamente, stavamo giù, eravamo 15-20 di noi, tutti bravi ragazzi come sempre. Stavamo seduti fuori alle panchine qua fuori qua e all'improvviso vengono due o tre volanti, mi fermano e si prendono i documenti di tutti. All'improvviso mi chiama, fa vieni solo di qua, solo a me. Mi tolgo il borsello, mi tolgo tutto, mi controlla. All'improvviso mi tolgo il borsello, lo appoggio sul coso della macchina, mi mette un ferro dentro. Dice che fa, che contieni qua dentro? E dico fra, non ho niente, l'hai messo tu questo coso. Quindi tipo, per capire un po' la situazione com'è e come viviamo noi qua dentro. Anche se non facciamo niente veniamo criticati sempre per qualcosa, perché loro sono i primi a volere questo, capito? Quindi la polizia è, come si dice? È tosta qua. Anche se non fai niente, anche se non fai niente. Sta là sempre ad indicare il dito, capito? Tutti puntano il dito su di noi, ma non sono niente, fra. È tranquilla la situazione, puoi stare qua quante volte vuoi tu. A volte alcuni ragazzi che mi scrivono su Instagram dicono fra, ma posso venire alle vele? Io dico fra, è casa tua, vieni, stai tranquillo, senza pensieri, stai con me. Non è che devi avere paura, devi avere timore di qualcosa, perché qua viviamo così. Come mi vedi adesso, mi vedi al di fuori della telecamera. No, io non devo fingere di essere nessuno e non mi credo nessuno. Cosa pensi di tutti i rapper stranieri che vengono qua per fare i videoclip? Io apprezzo molto chi viene e contribuisce alla popolarità che c'è qua. Tipo che viene, si sta con i bimbi, li fa divertire, che poi questo è proprio un loro lavoro. Quindi se io vengo in casa tua, mi faccio sempre volere bene da te. Non è che vengo, faccio come se fosse un museo, poi me ne vado. No. Enzo! Hai mai girato qualche videoclip qua? Sì, qua posto? Sotto qua abbiamo girato un video pure di un mio amico, Vettosi, lo conosci? Vettosi, sì, ho sentito. Vettosi è forte, mio amico. Abbiamo girato il video qua sotto qua, ok? E cos'è questo, le cantine? Qua sono i box, dove ognuno si è creato il proprio box, tipo garage. Qua mettiamo le macchine, in un box là c'è un barbiere dove per esempio vado a tagliare i capelli, è di fiducia. Poi la vita va così, fra ognuno qua dentro fa un mestiere. Ci aiutiamo una parte con un'altra, non è che c'è rivalità. Almeno qua. Nelle vele c'è una parte che è più abbandonata,
dove nessuno c'era nessuno. Sì, sono gli ultimi due piani della vela a salire. Ma non è pericoloso di crociere sopra? No, pericoloso no, fra, abbiamo messo proprio i cancelli. Abbiamo sbarrato per non far passare i bimbi, per chi è vivo, giustamente non ci sono nemmeno queste sopra. Capito? Okay. E quindi possono cadere. Noi abbiamo, per prevenire questa cosa, abbiamo messo dei cancelli dove non possono passare. E abbiamo solo i grandi e non le chiavi, capito? Per andare solo a tutto. E questa è una piazza dentro Scampia? Sì, fra, questa è la piazza dove la sera ci ritroviamo tutti ogni qua. Là sta quello dei panini, a volte là si mette quello delle granite. È tipo come piazza delle Plebiscite a Napoli, capito? Tutto ritrovo qua, la sera c'è un bel movimento. Hai mai fatto videoclip fuori di Scampia? Fuori Scampia l'ho fatto, abbiamo girato qualcosa a Milano ma ancora non è uscito niente, fra. Tutto, capito? Fratello, si mangia bene a Scampia? Si mangia bene, frate, si mangia bene. Cosa si mangia qua? È diverso dalle altri quartieri di Napoli o...? No, fra, è un po' tutto lo stesso, capito? E qua è come il Mac, quello che prepri quello prendi. Ma qua non c'è altri negozi, non c'è... Come negozi, fra, ti devi spostare. Devi andare su Corso di Secondigliano, là c'è una bella movida, stanno un sacco di negozi. Va bene, quindi spiegami. Qual è questa vela, qual è questa? Celeste, gialla, rossa. E hanno buttato giù qua? Giù la torre, sì. Va bene, va bene, va bene. Ci sono abitazioni qua? Sì, qua sì. Abitano qua, là, là, beh, tutto il corridoio è tutto abitato. Quando tutto questo è abbandonato? Però 10 anni. 10 anni? No, prendi meno. Qua stai attento. Non ci sono ascensori qua? No, per fortuna, fra, no. Quindi, fra, siamo nella... Azzurra. La celeste, va bene. Mi hai detto che c'era un'altra dopo la rossa. Un'altra di là, che è stata abbattuta molto tempo fa. E un'altra di là, che già conosci. E la situazione, credo che adesso è molto diversa da prima. Molto diversa, fra. Io sono sempre del parere che qua, prima di parlare, prima di dire qualcosa su di noi, su ognuno di noi, devi sempre vivere una persona, non la puoi giudicare da... Non puoi giudicare una foto dalla copertina, come si dice, capito? E questa è la cosa. Se vedi ogni mio amico, ogni bambino, è sempre con il sorriso. Sembra che gioca, scherza, ma ognuno di noi portiamo una cicatrice addosso dove la portiamo a lungo e la porteremo fino a dentro alla tomba. E pensi che la popolarità che c'è a Scampia adesso può migliorare Scampia, il quartiere? Migliorerà, fra. Con le persone giuste migliorerà, dovrà migliorare. Io sono del parere che se avrò quella fetta di torta che sto cercando di ottenere, io darò possibilità a tutti i ragazzi di questo quartiere di una strada diversa da quella che vedono sempre davanti agli occhi, capito? Cosa farai se magari spacchi nella musica, che diventi famosi, tutto questo, cosa farai? Dare opportunità ai ragazzi, fra. Dare opportunità, prendo centri sociali, trovare qualcosa per loro, per ogni persona che ha bisogno, per ogni famiglia, stargli vicino e capire un po' le situazioni, capito? Cioè adesso non è fuori niente di mio personale su YouTube, su Spotify, però dentro i pezzi che ho, che almeno ti ho fatto ascoltare prima, c'è qualcosa che la gente ancora non ha sentito. Non si tratta solo di malavita, capito? Qua io tratto proprio gli argomenti delle persone, della vita che viviamo ogni giorno. Non è da tutti, capito? E adesso quasi tutti i rapper dal sud Italia, quando spaccano, vanno fuori. Quindi tu, se spacchi, vai sopra anche? Ti dico, non lo so, però io non abbandonerei mai questo posto, non lo farò mai. Se andrò per lavoro, andrò per un mesetto, due mesi, ma questa è la mia casa e qua dovrò morire, capito, frate? Non è che spacco, ok, no, questo è il posto che mi sta facendo salire, che porto nel cuore, e questo qua deve rimanere, capì? Non cambiamo bandiera per nessuno. Per registrare studio tutto questo,
C'è qualcosa qua a Scampia? Vicino a Scampia? Ultimamente si sono aperti molti studi. Sono molte le persone che, tipo, non spacchi. Sono persone che si prendono solo soldi dalla tasca, capito? Quindi pure io, prima che andavo avanti, tutte queste cose qua, ho conosciuto persone che pensavano solo ai soldi, non a farti crescere, capito? E io ingenuo che ci credevo, che poi sono successe moltissime discussioni, cose. Però questa è la vita, fra. Devi farti furbo, devi farti grande. Va bene, fra. E perché il nome Rue Diego? Rue Diego, fra, perché mio zio adesso sta in carcere, il suo carcere è qua, come ti ha dato la vela. Oh, fammi vedere. Ancora infine, fra. Dobbiamo ancora finire, cioè non lo faccio vedere proprio bene. La vela è... lui è la mia vita. Lui pensa che giocava a calcio, giocava nel Genoa, prima squadra, poi fra... è proprio la vita che ti porta a fare questo. Lui, ti dico, era un po' nella mia stessa situazione, capito? Ci sono molte le situazioni così. Non ti dico nemmeno i particolari perché non voglio raccontare un po' di queste cose personali al pubblico, però mio zio sta nel mio cuore, fra. Va bene, fra. L'ultima domanda la chiedo sempre. Qual è la tua squadra di calcio preferita? A Napoli. Napoli? A vita. Va bene, fra. E dove possiamo seguirti? Su Instagram, Rue Diego. Per adesso seguimi su Instagram e niente, fra. Presto novità. Va bene. Grazie mille, fratemo. Chiamaci ninja, faccio la cinta e metto la scena 90. Dillo ai tuoi amici di fare i bravi prima che parte la squadra. Contigo.